Salve a voi tutti, amici carissimi, e benvenuti sul mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questa maglia lavorata ai ferri che è un po' traforata, ma è un traforato allegro, spiritoso, grazioso, bellino, delicato, allo stesso tempo molto originale. Ve lo faccio vedere anche più da vicino, guardate che curiosità, che lavoro meraviglioso, quanti lavori potreste fare e elaborare con questo punto così creativo. È molto semplice, non è difficile, si svolge in quattro passaggi in altezza, ma sono semplicissimi, ve lo dico subito. Non è un punto reversibile, questo è il retro come si presenta. E la maglia è molto molto bella ed utile, versatile, adeguata a fare svariati lavori sia per bebè che per adulto. Una bella copertina, un maglioncino, un gilet, un coprispalle, uno sciarpone, un cappellino, un copricuscino, tanti tanti svariati lavori a cui a voi lascio la creatività. Sempre che sia di vostro gusto e vi aggrada il lavoro che vi sto proponendo. È molto semplice, qui sul ferro vanno messi un multiplo di 3 di maglie più 2 di bordo o vivagno. La base potete farla come desiderate, io qui ho fatto una piccola rifinitura e ho cominciato con una maglia tipo rasata. Poi indirettamente sono andata sul punto, ma potreste fare anche una maglia a coste, una maglia a legaccio, un punto riso. L'importante è incominciare sul davanti del lavoro. È molto delicato come punto, come maglia, è molto bella. Io sono rimasta impressionata, mi è piaciuto e questo piacere vorrei condividerlo con voi. Quindi se siete curiosi seguitemi che io vi spiegherò come poterlo elaborare. Scusate la mia forma elementare, però io per essere diciamo adeguata anche con le persone che non conoscono la mia lingua ma mi seguono, scrivo così in maniera molto elementare quante maglie ci vogliono sul ferro. Un multiplo di 3 più 2. Lo dico così giusto per poter venire incontro a chi mi segue non conoscendo la lingua, però magari vede come eseguire il lavoro. Quindi andiamo al tutorial. Siccome qui ho messo un numero molto vasto di ampio di anche se un piccolo campione di maglie, io lo farei però in maniera ridotta. Intanto vi dico che ho utilizzato questo tipo di capo che si chiama di filato DC Fresia Filati 100% acrilico ma di alta qualità. Logicamente potete utilizzare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più, questo è sottointeso, è logico. Quindi andiamo al tutorial facendo sempre un multiplo di 3 in maniera ridotta più 2. Vi vorrei far vedere come elaborare il punto. Allora facciamo un multiplo di 3, 3, 6, 9, 12 più 2 di bordo. Quindi 15, 13, 14. Allora scusatemi, la matematica non è il mio forte. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 più 2 di bordo. Quindi 13. E 14, multiplo di 3, 12 più 2 di bordo. Allora
Incominciamo direttamente con il nostro punto. Io lascio a voi la prospettiva di fare la base che desiderate. Intanto vi faccio vedere come incominciare. Si fa una base a maglia dritta e una base a maglia rovescio. Questi sono i primi due passaggi. Quindi questo è il primo passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Dodici, 13 e 14. Questi erano in più. Dunque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13 e 14. Il primo passaggio l'abbiamo fatto a maglia dritta, il secondo passaggio lo faremo a maglia al rovescio. Questi sono i passaggi che poi ripeteremo ogni volta che ricominciamo il lavoro, il punto, per andare avanti fino all'altezza che desideriamo. Non vorrei dilungarmi né essere noiosa, ma semplice più che mai. Ecco qui. Questa è la nostra piccola, è il nostro piccolo passaggio, i nostri piccoli passaggi, i più semplici. Ora incominciamo il punto. Badate bene come lo svolgo. Lavoriamo il punto di bordo. Poi farò ogni punto una gettata lavorandola dritto. Quindi un dritto e una gettata. 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 Badate bene. Un dritto e una gettata. Un dritto e una gettata, un dritto e una gettata, un dritto e una gettata, un dritto e una gettata. Gettata sapete cosa vuol dire, cioè mettere sopra il ferro il filo. Un dritto e la gettata è questa, così. Un dritto e la gettata. E poi il punto di bordo. Questo era il terzo passaggio. Il quarto passaggio si svolge in maniera altrettanto semplice, semplicissima, non c'è nessuna difficoltà e ora ve lo mostro. Quindi lavoriamo il nostro punto di bordo e poi prendiamo a tre i punti che abbiamo lavorato con la gettata, facendo cadere giù la gettata e tenendo sul ferro il punto 1, 2 e 3, a 3 a 3, facendo cadere giù la gettata. Poi, una volta che li ho lavorati così, li riprendo, li riporto sul ferro destro, faccio una sorta di asola, tutti e tre insieme, una gettata e tutti e tre insieme li lavoro al dritto, così. Ripetiamo. Allora, prendo tre maglie a una, per tre volte, facendo scendere la gettata. 2 e 3. Di
diventano maglie abbastanza larghe, come potete notare. Le ripasso sul ferro destro, così, e lavoro 3 volte le stesse 3 maglie, nel senso che faccio prima un'asola, una gettata e poi di nuovo lavoro tutte e 3 le maglie al dritto, riportando sul ferro 3 punti che praticamente sono quelli che abbiamo lavorato insieme. Proseguo nuovamente 3 maglie, una, due, faccio cadere la gettata e 3. Le 3 maglie così allungate, allargate, le ripasso sul ferro destro e le lavoro 3 volte. Nello stesso modo come abbiamo fatto precedentemente, cioè 3 volte intendo che faccio prima una sorta di asola, getto il filo, faccio la gettata e faccio l'asola, la lascio sul ferro, una gettata, guardate, una gettata, e poi tutte e 3 le maglie le lavoro contemporaneamente al dritto. Così, in un unico punto, questo è quello che otteniamo. Guardate, ripeto, 3 maglie, una, due e 3, buttando giù il punto gettato. Tutte e 3 le maglie le ripasso sul ferro destro e le lavoro 3 volte, facendo un'asola, una gettata e lavorando le 3 maglie al dritto. È il punto di bordo. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Guardate. Ora, per proseguire e continuare e andare avanti anche fino all'altezza che desiderate, per quanto numero di maglie vorreste mettere, ora lavoriamo tutte le maglie così come si presentano al dritto e poi al rovescio, come abbiamo fatto inizialmente. Punto di bordo e ogni maglia come si presenta al dritto. Una, due e tre sono quelle che abbiamo lavorato insieme. Si riconoscono, però dobbiamo rendere compatto e equilibrato il nostro lavoro facendo questi 2 passaggi. Una volta al dritto e una volta al rovescio. Spero di essere semplice, ma soprattutto auspico che sia un lavoro di vostro gusto e che vi piaccia. È il punto di bordo. Secondo passaggio, passaggio di ritorno al rovescio. Sempre le stesse maglie come si presentano. Lavoriamo il punto di bordo e gli altri al rovescio. È molto semplice, ultimando il rapporto del punto che vi sto proponendo. È molto semplice, creativo, bellino, adeguato a tanti lavori. È il punto di bordo. Ecco quello che abbiamo ottenuto. Logicamente, per avere una visualità migliore, maggiore e una prospettiva diversa, bisogna fare più passaggi per ottenere il risultato di quello che vi sto mostrando come primo campione. Quindi spero che sia stata semplice la mia spiegazione e spero che sia semplice anche per voi, però per mia, diciamo così, premura, io lo ripeto, ripeto il passaggio fatto dopo i 2 passaggi di dritto e rovescio, cioè quelli principali per elaborare il punto vero e proprio. Quindi badate bene e lo ripeto.
Poi, se avete difficoltà, magari potete guardare, riguardare il video, segnarvelo in qualche punto, però è semplicissimo. Allora, lavoriamo il punto di bordo, ci troviamo sul dritto del lavoro e ogni punto al dritto lo lavoriamo con una gettata. Quindi facciamo un dritto e una gettata, un dritto e una gettata. Un dritto e una gettata, un dritto e una gettata, un dritto e una gettata, un dritto e una gettata. Lavoro una maglia al dritto e la gettata, la maglia al dritto e la gettata. È facilissimo, per questo ci serve per lavorare i punti a 3 a 3. È il punto di bordo. Rigirando il nostro lavoro, fate le basi di dritto e rovescio inizialmente, ricordatevelo. Ora concludiamo con quest'ultimo passaggio. Lavoriamo il punto di bordo e poi prendiamo a 3 le maglie che abbiamo lavorato con la gettata, però facendo scendere la gettata. 1, 2 e 3, che ci danno modo di lavorare le tre maglie molto facilmente, riportandole sul ferro destro e lavorandole tutti e tre insieme, facendo un'asola. Io la chiamo asola, gettata, e poi tutte e tre le maglie le lavoro al dritto in un unico punto e ottenendo questo risultato. Ripeto, tre maglie alla volta. Una, due e tre. Sono abbastanza larghe perché abbiamo fatto la gettata. Le riporto sul ferro destro e le lavoro tutti e tre contemporaneamente in un unico punto, facendo prima un'asola, poi una gettata e poi lavorandole tutti e tre insieme al dritto e ottenendo questo lavoro. Ripetiamo, tre maglie alla volta, una, due e tre. Faccio scendere la gettata. Riporto le tre maglie sul ferro destro e lavoro prima formando un'asola, una gettata e le tre maglie al dritto. Otteniamo questo punto. Di nuovo una, due, tre maglie, le lavoro così, riportandole sul ferro destro. E le lavoro tre volte contemporaneamente insieme, facendo un'asola, una gettata e lavorandole tutti e tre al dritto. È il punto di bordo. Ecco qui. Questo era l'altro passaggio e l'ultimo, perché poi si ricomincia da capo, lavorando, visto che ci si trova sul davanti del lavoro, tutte le maglie al dritto come si presentano e poi tutte al rovescio e si ricomincia da capo fino al punto che desiderate raggiungere come altezza, come ampiezza che vorreste lavorare. E questo è il risultato che si ottiene. Guardate come viene grazioso. Certo, in due o tre passaggi non si può vedere, visualizzare in maniera molto particolare, ma questo è il punto. È molto molto semplice e facilissimo da elaborare, come avreste avuto modo di constatare. Prendete tutte le indicazioni che vi ho dato, seguitele, guardate o riguardate il video, ma è facilissimo perché una volta presa la mano raggiungete facilmente la vostra altezza senza difficoltà. Spero di avervi dato uno spunto creativo in più, spero che sia soprattutto di vostro gusto e gradevole per realizzare i lavori che meglio preferite elaborare.
E a questo punto mi pare di avervi dato tutte le indicazioni che servono, non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi. Vi saluto per l'attenzione e la compagnia che mi avete fatto, saluto e ringrazio tutti i miei iscritti, soprattutto a chi mi fa i complimenti, mi gratifica, io non so come mi dà l'incitazione. Mi dà l'incipit per continuare a lavorare su questa mia passione. Se il lavoro a fine lavoro vi è piaciuto, vi sarei grata se metteste un like o cliccaste un like sul mio canale Nuvole di Lana e vi do appuntamento al prossimo tutorial con cose belle e semplici da realizzare. Vi ringrazio, vi saluto come mio solito fare. Siccome abbiamo lavorato e ferri anche questa volta, io vi saluto di solito in francese. I ferri si dice tricoter, in francese vi saluto così, a tricoter. Al prossimo tutorial vi do appuntamento e vi aspetto con stima e con affetto. Grazie e ciao. A tricoter. Ciao. Grazie.